noi riteniamo molto interessante. Siamo stati promotori insieme a Vittorio Sgarbi, insieme alla Fondazione Caritas, a promuovere questa scoperta che deve essere completare, diciamo, il suo iter di validità scientifica, ma che a noi sembra molto importante, non solo dal punto di vista scientifico e culturale, perché contribuisce a valorizzare ulteriormente quello che credo sia uno dei beni monumentali e ambientali più importanti d'Italia, come la Cascata del Marmo, che già dal 1500 è stata oggetto di molti artisti, vedutisti, pittori, eccetera, e successivamente nel corso degli secoli successivi anche Meda del Gran Turo, quindi dei più importanti artisti italiani ed europei. Quindi questa valorizzazione ha una duplice valenza, non solo dal punto di vista scientifico, perché fa riscoprire un'età giovanile di Leonardo che lo avrebbe visto protagonista nei nostri luoghi, ma anche ci dà la possibilità di creare un vero e proprio prodotto turistico che io auspico che superi ogni campanilismo e magari possa vedere insieme, mettere insieme proprio nell'anno di Leonardo la Toscana e l'Umbria, che sono simili per un paesaggio importante, per un paesaggio ambientale tra i più importanti d'Italia, che credo possano collaborare a arricchire non solo dal punto di vista scientifico del nostro paese, riscoprendo magari un'età giovanile di Leonardo che l'ha visto protagonista nel cuore verde d'Italia, ma anche insieme contribuire a valorizzarlo dal punto di vista turistico con un prodotto integrato. Leonardo ha attraversato le tre valli sante francescane, anche questo credo potrebbe essere uno strumento da utilizzare. Assolutamente, perché da questa ricerca e da questa scoperta emerge anche una sua vicinanza con Pier Matteo d'Amelia, con il Perugino, con il quale avrebbe percorso i cammini francescani. Noi siamo la regione che sta al centro, diciamo, non solo al centro d'Italia, ma al centro del paese, per quello che essendo crocevia dei cammini spirituali e francescani, e quindi e collaboriamo insieme alla Toscana, insieme al Lazio, insieme all'Abruzzo, insieme alle Marche e alle altre regioni del centro Italia alla realizzazione di questo prodotto, cui la figura di Leonardo e questa scoperta potrebbero dare un'ulteriore spinta. Ma come Fondazione Caritas devo dire che noi siamo rimasti entusiasti dell'intuizione del dottor Tomio e abbiamo seguito con molta attenzione sia le ricerche che gli studi. Tra l'altro, come la Fondazione Caritas ha un ruolo importante all'interno del territorio, come fondazione che deve sostenere lo sviluppo sia della cultura, dell'arte, ma anche della conoscenza dei nostri paesaggi. Su questo aspetto siamo sempre stati dall'inizio impegnati a sostenere qualsiasi attività di ricerca scientifica che possa in qualche modo contribuire a trasformare l'intuizione in una realtà che, interpretando il paesaggio Leonardo, abbia voluto esprimere diciamo, il paesaggio visto dalla Cascata del Marmo e soprattutto il Salto Superiore. Questa è una cosa che sarebbe molto importante, ma non soltanto per il territorio ternano, narnese, sul quale la Fondazione lavora e insiste, ma soprattutto per poter allargare quelle che sono le conoscenze sulla vita del grande pittore, diciamo, del grande genio. La Fondazione è in attesa di avere dei progetti di ricerca che possano sviluppare, diciamo, la conoscenza di questo diciamo, transito di Leonardo nella zona della Cascata del Marmo, quindi nella Valle del Nera, progetti di ricerca che siano orientati a una ricerca archivistica, storica, perché a questo punto, dopo aver dato un'attribuzione abbastanza concreta sotto in termini geografici, geologici e orografici, e quella è un'attribuzione che secondo me è valida, dobbiamo comprovare che Leonardo è comunque transitato dalle nostre parti, ha studiato i nostri sistemi idrici e quindi ha visto la Cascata del Marmo rappresentandola in quel disegno del 5 agosto 1473.